17-18 dicembre sono andato a questo hackathon organizzato da 2A che aveva come tema la Smart City e gli Open Data. Perché? Perché volevo verificare tra tutte le aziende che vi partecipavano qual era il grado di conoscenza dei chatbot e se per caso qualcuna di loro avrebbe presentato un progetto basato su chatbot. Allora, cosa è successo? C'erano una decina di 10 progetti. Sostanzialmente nessuno ha usato chatbot come oggetto principale della sua proposta e questo è anche comprensibile perché forse è tecnologia un po' troppo innovativa. Però alla fine più o meno la maggior parte almeno aveva preso in considerazione l'idea. Per esempio, social sharing per i taxi non l'hanno usato, però c'è un'azienda che poi in un certo senso presenta dopo di me, che l'aveva usato in precedenza. Quelli che hanno vinto con l'antifurto per la bicicletta non avevano pensato alla cosa, anche se poi gli ho suggerito un modo possibile di utilizzarli, i chatbot nel loro prodotto, si vedrà. Ai siti questa volta non l'hanno utilizzato, ma avevano già vinto un hackathon usando chatbot, un'altra volta sono arrivati secondi, questa volta sicuramente non hanno vinto, quindi forse, però hanno detto siamo stufi di usare chatbot negli hackathon, vogliamo fare qualcosa di diverso, è anche comprensibile. CPK ci hanno pensato ma hanno detto di no per questioni di privacy, se qualcuno era qua l'altra volta è un po' il discorso che avevo fatto su certi passaggi tra i vari server delle varie aziende, certi dati forse non possono transitare con quei canali se non con certi accortezze. Up2Up sul risparmio dei consumi no, però funzionerebbe, mi avevano detto, usare un chatbot. Formula E non l'hanno usato questa volta, però in altri progetti sì. ParkWhisper ci aveva pensato perché gli serve per, mentre si guida, avere le mani libere e quindi parlare con un'interfaccia invece che doverla cliccare, aiuta a non andare a sbattere. E così via, Recodata non ci aveva pensato, Broken Window sì, ma per le prossime iterazioni, non per quella su cui stavano lavorando in quel weekend, che è comprensibile. Cioè GmiApp invece ci avevano pensato e stavano anche provando a usare. Poi gli ho dato qualche suggerimento per un utilizzo extra, ma non li ha fatti vincere purtroppo, mi scuso. Allora, comunque, su questa griglia, che è quella, diciamo, di quello che so di sapere, so di non sapere, eccetera, come si pongono tutte quelle, cioè, come inquadriamo la conoscenza dei chatbot tra di loro? Allora, cosa ve le spiego in parole semplici, quei nome, eccetera. Quadranti in alto e a sinistra, tipicamente ci sono le persone in questa sala perché voi sapete di conoscere i chatbot. Sapete cos'è un chatbot e sapete che lo sapete, giusto? Facile. Poi ci sono le persone che sanno di non sapere, ovvero gli dice sapete cos'è un chatbot? No, però magari ne ho sentito parlare, quindi so che esiste ma non so cosa sia loro. Quando poi gli dite te lo spiego e dicono ah ecco cos'era, in realtà erano persone che non sapevano di sapere, ma adesso passano in alto. E poi infine ci sono quelli che non ne hanno mai sentito parlare, non hanno nessuna idea e quindi ma si fa, esistono queste cose, si può fare. Ora, i partecipanti a quell'hackathon sostanzialmente erano distribuiti più o meno così, ovvero quasi tutti là sopra, sia quelli in verde che avevano pensato e usavano un chatbot, sia quelli che invece avevano pensato di non usarlo. Che proprio non avessero idea di cosa fossero i chatbot, che quindi pochi. Sono andato poi giovedì scorso a questo convegno del Comune di Milano sulla partecipazione, dove ho partecipato a uno dei tavoli tematici e sono riuscito a far scrivere chatbot di servizio in una delle slide. Sì, però. Quindi diciamo tutto sommato non è male dal mio punto di vista, però bisogna fare in modo che tutti quelli che stavano negli altri nei tre quadranti
pian piano arrivino nel quadrante in alto a sinistra, non solo comune, ma anche diciamo hackathon, dove sono persone più come noi, quindi più tecnologici. Il problema cos'è? Che c'è ancora un'esposizione limitata, quindi abbiamo chi conosce i chatbot, che ancora pensa soprattutto in termini di web, app, mouse, click, tocco e non di voce, per cui si fa anche un po' fatica a spiegare, anche a chi conosce proprio, che ancora non si sono abituati all'idea. Chi non conosce dice, ah, fantastico, però comunque non ha ben capito evidentemente, anche da certi feedback che ho avuto. E quindi com'è che si rimedia? Si rimedia, vabbè, uno, invitate al meetup, così siamo anche di più, ci divertiamo di più. E poi mostrando chatbot. E poi soprattutto costruendo chatbot. E come si costruiscono i chatbot, a parte le questioni tecniche che possono anche non importare? Si costruiscono partendo da degli use case concreti, ovvero da delle esigenze vere delle persone che poi dopo li dovranno usare. Quindi, tutti i vari progetti che avevo visto all'Hackathon, qualche tipo di utilizzo dei chatbot ce lo potevano avere, magari uno o due un po' tirati per i capelli, ma gli altri per davvero. E quindi, partendo da quelle esigenze, partendo anche da esigenze di persone come noi o anche meno tecnologiche, si può pensare a qualche servizio che li va a usare, quindi aziende che hanno clienti che glieli chiedono sono in una posizione favorevole perché è evidente. Ma anche tutti gli altri, quando pensate a qualche servizio che usufruite tramite app, tramite web, provare a immaginarlo con chatbot. E poi ne possiamo parlare in uno dei prossimi meetup e vedere se riusciamo a costruire qualcosa. Grazie.